coccola di Massimo Merido, ovviamente. È in realtà la mascotte di questo concorso, archeologia secondo me, in Italia, perché con questo concorso allarghiamo un po' l'orizzonte all'Europa. Questa è un'attività che segue direttamente il PC all'interno di un progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea, l'EARC, New Scenarios for Archaeology, che si propone proprio di indagare qual è la percezione dell'archeologia per i cittadini europei. Purtroppo in tempi di crisi, di grave contrazione delle risorse, abbiamo visto negli ultimi anni, basta pensare agli ultimi programmi, a Horizon 2020, che la cultura non è più, come è stata fino a poco tempo fa, la cultura e il patrimonio culturale, uno dei pilastri della costruzione europea. Questo naturalmente è un problema molto forte, e quindi abbiamo cercato insieme ai colleghi di 10 paesi europei, 14 istituzioni culturali, tra cui l'Università di Oxford, il Colleges, il Deutsches Archäologisches Institut di Berlino, di ripartire da zero e di capire che cos'è oggi l'archeologia per i cittadini europei. Il concorso che termina il 31 luglio, quindi è in pieno svolgimento, richiede di inviare o una foto o un disegno o un video sul tema del patrimonio archeologico europeo. In tutte le sue accezioni abbiamo cercato, anche attraverso una serie di teaser promozionali molto carini che trovate nel sito dell'Istituto, di sollecitare anche come dire, la critica. Non vogliamo solo le cartoline del Ruderer al tramonto, ma anche quegli aspetti che pure ci sono di insofferenza, di fastidio, a volte di noia, insomma, che l'archeologia magari nelle nostre città, pensiamo agli scavi urbani, possono provocare. Io mi fermerei qui, siete tutti ovviamente invitati, richiesti di darci pubblicità, perché